Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul nostro nuovo episodio di L'ombra della guerra. E Tarja lì che ci aspetta. Solo ora ho notato che dovevo dominare Totorki, mannaggia me, come obiettivo secondario. Vabbè, vada come vada. Seguiamola. Quindi questa è l'altra parte della missione. Il re stregone si è impossessato di questa città e ora si impossesserà di voi. Talion, la luce di Galadriel ci proteggerà. Faccia maledetto, maledendoci, ragazzi, ci infligge una quantità di danni smodata che ho visto prima, che mi ha ucciso praticamente subito a inizio video. Quindi ora vedremo di giostrarcela meglio. Ragazzi, ho schiacciato 10 volte il tasto X, ma non è servito a niente. Si maledice. Alla vita ci va giù di continuo una volta maledetto. Mai a dominare orchi, a recuperare vita. Veramente, ragazzi, serve un'abilità che ci permetta di dominare rapidamente, perché sennò è difficilissimo. Curarsi in battaglia è qualcosa di difficilissimo. Ci sono sempre orde. Vai, luce elfica velenosa, ragazzi. Stavolta ho schiacciato, ma non l'ha preso. Proprio schiacciato di stinto, pensavo che arrivasse. Cerchiamo sempre di tenerlo nella nostra ottica, ma cerchiamo di tenere nella nostra ottica Nazgul, signori. Ci ha maledetto nonostante eravamo fuori dalla sua ottica o comunque dal suo attacco. Come ha fatto? Ah, perché forse doppia l'attacco. Non può farcela. Ho schiacciato come un pazzo per riuscire a combinare l'attacco. Via, via da qui. Via. Ragazzi, ho schiacciato, avete sentito il tasto, ma è partita lo stesso la maledizione. La maledizione, scusate, l'attacco del nazi. Una battaglia di una concentrazione pazzesca. Ragazzi, non l'ho visto arrivare, ero in animazione con le altre mosse. Un destino speciale. Non gli facciamo veramente nulla, Ma la vita gli sta scendendo un po', sì, così sembra. Che smanettate pazzesche, ragazzi. Ragazzi, ho schiacciato, sebbene la telecamera non ci ha aiutato, ma arriviamo sempre in ritardo. Questo è il problema del fatto che non si può loccare il nemico. Comunque non ho capito come si locca un nemico.
Praticamente tutto lo schermo. Grazie Tariel. Già maledetto ragazzi, la zona era ampissima. Via. In animazione non mi stava permettendo di fare il colpo. Quindi proviamo ancora addosso. Quanta vita ha, ragazzi, ne ha veramente tantissimo. Ok, ora dovremmo riuscire, una volta stremato, a sciarmarlo. In qualche modo ce l'abbiamo fatta, non pensavo ci fosse. Non puoi sconfiggere i nove, anche tu ti unirai a loro. Che cosa vi hanno fatto? In ginocchio davanti al vostro re. Hai avuto una visione? Sì. Allora puoi capire. Questi erano grandi uomini, ma hanno ceduto a un anello del potere. Gli anelli di Sauron nascono per soggiogare i portatori. L'ho capito troppo tardi. Ma ora io ho creato un anello perfetto. Questo è puro. Quanto puro, mi chiedo. Ok ragazzi, finiamo la missione che avevamo penso iniziato nell'altro episodio, la torre del maleficio. Abbiamo fatto il trofeo esiliato argento. Finché l'ombra incombe sulla città non possiamo riconquistarla, ma ci sono altri posti. Allora Warfire guarda l'inventario. Ah beh, ci fa vedere la nostra vecchia spada, non è che ci ha dato qualcosa di nuovo. Che possiamo prendere. Ci serve solo un esercito. Allora, cosa facciamo ora? Giunti qui. Abbiamo altre missioni qua. Non mi sembra, eh. Poi abbiamo nuove missioni qua. In questa zona che è un livello 266 Gorgoroth.
e qua abbiamo una nuova missione, il flagello, in questa zona che abbiamo già conquistato, a quanto pare. Quindi viaggiamo rapido per quella regione, se non altro è già conquistata, è quella delle montagne comunque. Quindi andiamo a vedere se avremo una nuova parte di missione con Idril, con il capitano Baranor o magari con la stessa Eltariel. Vediamo cosa ci mostreranno a questo punto del gioco. Ok, eccoci arrivati. Il flagello ora disponibile. Allora, ecco qua. Rimane sempre il solito manufatto di Gondor che non riesco ad andare a prendere. Quindi, becchiamoci. I Nazgûl sono implacabili e inflessibili. Se conoscessero meglio la preda, si preoccuperebbero. Mi auguro che la loro priorità sia assicurarsi che il forte rimanga difendibile. Allora, sopravvivenza è più forte. Ora che controlli la regione puoi inviare i tuoi seguaci a combattere nelle fosse. Ma questa è una cosa che avevamo già letto, ragazzi. Però non ho mai mandato nessuno nelle fosse, quindi il gioco si chiede perché non mandi la gente nelle fosse? Ma perché non c'è voglia, porca miseria. O comunque lo farò tra un episodio e l'altro, almeno non ce lo ricorderà più il gioco, non lo so. Ci ho detto. Eccoci qua. Qua parte la nostra missione. Il flagello. I Nazgûl ti stanno dando la caccia. Ma che bello, difendi la fortezza. Ma che bello anche questo, che dobbiamo difendere la fortezza. Speriamo che la fortezza sia pronta. Era comunque una cosa che mi aspettavo prima o poi sarebbe successa. Helm mandi martello. Fra tutti i Nazgûl, la sua sorte è stata la più tragica. La sua ira è sconfinata. L'oscuro signore avrà il suo mattino. L'amico di Gondor. Quella fortezza non è altro che un'isoletta circondata da un mare di tenebre. E la marea si alza contro di te. Io avrei una domanda. Immagino che a lui ci pensi tu. Io mi occupo delle sue bestie. Perché le porte erano aperte? Difendete il forte per il lucente signore! Non potete fallire! Ok, vai. Ma come? Allora, dobbiamo localizzare. Il drago che colpisce noi invece di colpire il nemico, ma va tutto bene, va tutto bene. Ragazzi, non vedi i colpi arrivare, non li vedo arrivare. Anche perché bisogna continuamente correggere la telecamera, queste battaglie contro i Nazgûl. Guardate quanta vita stiamo perdendo. Allora, per quanto non sarà utile, chiamiamo aiuto, ragazzi, perché ci sta sciottando, veramente. L'esercito ha il potere dell'oscuro signore. Sono infiniti.
Allora, lui si è portato di là. Ha chiamato il Draco, ma si è portato di là. Cazzo, non l'avevo neanche visto arrivare, che è così poco. Io ancora... Quanto sono fastidiosi. Non mi hanno dato il tempo di sparare, veramente. Ho avuto quella frazione di secondo. Maledizione, ragazzi, veramente. È di una difficoltà pazzesca. Vediamo se ora possiamo mirare. No, non abbiamo neanche quella frazione di secondo per poter sparare, li abbiamo tutti addosso. In due, cioè, veramente ce li abbiamo sempre addosso. Tempo che giro la telecamera, li abbiamo tutti addosso. Vi rendete conto la fatica che... E poi arrivano i colpi all'improvviso. Allora, concentriamoci su di lui, perché veramente sta cominciando a darci troppo fastidio. Sembra se riusciamo a concentrarci su di lui. Maledizione. Ci fa troppo male, veramente. Questi ghoul maledetti, ce ne sono veramente troppi. E siamo nuovamente a terra. Allora, ragazzi, stiamo venendo shottati a ripetizione. Ogni due secondi si viene shottati, veramente. Ci sono questi ghoul che danno fastidio, perché vi attaccano tutti insieme. Maledetto. Vengono colpi ovunque. Siamo infuocati. Vedo colpi ovunque. La telecamera è veramente nemica in questa parte. Ci sta shottando a raffica il nemico. È arrivato anche il Gorg a darci fastidio, come se non bastasse, e a quanto pare ci succhia tutta la potenza di fare colpi ad esecuzione. Ragazzi, io vedo i colpi arrivare ovunque e non riesco a difendermi. Cioè, ci rendiamo conto? No, assolutamente, dobbiamo scappare, scappare ed elaborare una tecnica. Ma lui ci chiama a sé. Poi queste due bestione qua, vi rendete conto che io sto cercando solamente di evitare colpi? Sposta la mano. Ok, se n'è andato in un'altra zona. Se no abbiamo guadagnato un altro checkpoint nel caso dovessero shottarci nuovamente. Già mi sento male all'idea di quando dovrò montare questo video pieno di tagli, ma... Purtroppo, ragazzi, è una fight veramente pazzesca questa qua. E tutti i comandi, vi ricordo che purtroppo sono quelli che sono. E tutti i suoi minions sono un problema. E poi quanti colpi conti di fare? Ne ha fatti 7 ragazzi, 7 colpi! Perché lui alla fine lo potremmo anche dominare in qualche modo. Ma sono i suoi minion che danno fastidio. Ti aspetto qua e va, vieni. Ragazzi, io ho cercato di dominare il Gorg. E come avete visto, ci siamo incastrati. Sì, anche questa cosa accurata che il personaggio si incastra non è assolutamente il massimo. E non riesco a trovare un buco dove riuscire a scappare. È incredibile.
Allora, vediamo se riusciamo ad affrontarlo in qualche modo. Manda sempre avanti i suoi minion che fanno più male di lui a morire. Non gli facciamo niente. Maledetto, ci tira in mezzo i minion. Allora, io non ho capito se è un... Continua a colpirti con questa combo fino a quando non ti faccia, veramente. Signore, stiamo prendendo tanti di quei colpi da far paura. E siamo caduti nuovamente. Però sembra che ci abbiano graziato, eh. In avanti. Allora, io non ho mai capito queste esplosioni come funzionino, ma ci prendiamo sempre fuoco anche noi. Continueremo ad attaccare finché non ti sottometterai a lui. Forse l'abbiamo preso, eh. Le tue? Sei coraggioso, amico. Allora, ragazzi, siamo riusciti a terminare questa missione, ma a qual fatica e a qual allucinante fatica, ripeto. Ho dovuto smanettare in un modo allucinante in modalità facile. Quindi non ho veramente idea di cosa ci aspetti in questo gioco andando avanti. Quindi veramente non so più cosa aspettarmi. Ci ho detto, ragazzi, io penso di avere abbastanza materiale per un episodio intero, tra tutti i tagli che ho dovuto fare. Quindi già mi viene male l'idea di quando dovrò montare tutto il video. Preferisco, come sapete, sempre video fluidi e continuativi, ma questo continuavano a sciottarci. Quindi ho veramente paura per il futuro di questo gioco, perché la curva di difficoltà si è alzata in un modo spaventoso. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, con tutti i tagli del caso, ma vi ripeto, continuavano a sciottarmi a ripetizione, io vi chiedo di lasciare like, oppure vi chiedo, se volete sapere come continua l'ombra della guerra, in qualche modo cercherò di portarvelo alla fine questo gioco, iscrivetevi al canale attivando la campanella per sapere quando e come metterò un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima e ciao ciao a tutti.